Ciao, questa è l'introduzione a una serie di video che farò in cui dirò la mia su dei prodotti locali che provo. Potranno essere prodotti enogastronomici oppure di produttori locali, di artigiani, di piccole aziende. Cose che mi hanno colpito. Quello che ho pensato all'inizio è stato di parlare di quelli che mi hanno colpito positivamente, ma naturalmente, secondo me è anche il caso di parlare di quelli che invece non mi sono sembrati per qualche motivo buoni, o comunque non ho pensato che i soldi che avevo speso valessero la pena di quello che avevo comprato. E questo perché? Perché questa serie di video? Perché il biologico, le piccole produzioni, in generale la produzione agricola locale, la produzione di prodotti tipici che possono essere insaccati, i microbirrifici, le cantine, cioè ce ne sono ormai tantissimi, c'è stata un'esplosione ed è bellissimo che questo sia avvenuto in Italia. Io ho iniziato a studiare per in realtà fare qualcosa simile a quello che sto facendo adesso, ma come lavoro nel 2002 con un corso che si chiamava Operatore Prodotti Tipici e Tradizioni Rurali. E era proprio specifico per la zona mia, perché era stato fatto per la provincia di Macerata dove vivo, e gli argomenti di cui si parlava, diciamo, comprendevano in generale un po' la regione Marche, ma più precisamente la zona in cui vivo io. Io vivo proprio nella zona di passaggio tra la provincia di Macerata e la provincia di Ancona, vivo a Recanati. È una zona, sì, proprio di passaggio, sia del dialetto che delle usanze. Basta vedere i comuni che ho qui vicino a me. Sono a Recanati, di fronte a me, quando guardo dalla finestra, vedo Loreto che mi copre Porto Recanati. E ogni paese è ad una provincia diversa, quindi pensate, no? Sono proprio lì in mezzo. Sono vicino al mare, a un'ora dai Monti Sibillini, è una zona bellissima. Siamo stati rovinati dal terremoto dell'autunno, non particolare noi dove vivo io, ma le zone più belle e più moderne che c'erano in questa provincia, la provincia di Macerata. Quali erano le zone più moderne? Erano quelle dell'entroterra, dove negli ultimi anni si è fatto l'entroterra della provincia di Macerata, ma anche delle altre province, una vera rivoluzione, cioè ripensare il territorio, un territorio che sembrava comunque sempre svantaggiato, quello dell'entroterra, con occhi lungimiranti. E quindi si è investito nel biologico, si è investito nei piccoli musei, nell'accoglienza di qualità, e essendo molto meno sfruttato della costa, questa cosa dell'entroterra era possibile perché poi l'ambiente è molto ben mantenuto. I borghi erano bellissimi perché noi avevamo già subito il terremoto nel 97, quando io facevo le superiori, me lo ricordo bene, e eravamo stati colpiti di meno, e i soldi che erano arrivati avevano fatto rifiorire delle frazioni in montagna dove nessuno viveva più, che erano state ristrutturate, eccetera. Quindi, diciamo, gli ultimi 10 anni c'eravamo dei paesini che erano dei gioielli veramente perfetti. E questa è, insomma, la zona dove vivo. Adesso, senza dilungarci sulla questione terremoto, la zona, quella più interna, è stata veramente rovinata, e ancor più sarà rovinata dagli interessi economici di chi purtroppo ci speculerà. Però io vivo in questa zona, una zona come tante altre d'Italia dove si produce tanto, tante cose belle, tante cose di qualità interessanti, che però, proprio perché sono tante, uno si chiede qual è che vale la pena? Qual è che vale la pena? Se io ho una moneta come si dice, da investire. Io mi sono sempre fatta questa domanda quando vado fuori regione, no? Faccio l'esempio: vado in Umbria, che è praticamente il cugino delle Marche, nel senso che trovi una cucina simile, trovi delle cose molto simili a casa, però ti gusta l'idea di provare una variante, no? Su quello che già conosci. Però
resta fuori un giorno e quindi dici c'ho un pasto da su cui scommette. Qual è il posto dove io mangio veramente bene e non mi spennano? Questo uno dice vai su TripAdvisor, vai sui vari portali, ma ormai a me è capitato spesso, te leggi tutte le commenti, positivi, negativi, fai una media e poi ti trovi comunque deluso e esci con la domanda che ti chiedi ma chi cazzo l'ha scritto queste recensioni? Ecco, io ho dei miei principi, quindi non tutti, chi vede il video, saranno soddisfatti del mio criterio. Il mio criterio è che io ho un'idea molto chiara di cosa sia la qualità. Le mode passeggere non mi distraggono, ho un'idea chiara di quanto valgono i soldi, quindi al di là che in questo momento io sono molto, molto attenta a fare economia, ma sempre, anche quanto ho potuto spendere senza problemi, mi piace spendere anche molto per qualcosa che valga esattamente quanto l'ho pagato, non per i coriandoli. E quindi sono molto critica e mi piace l'idea di una qualità che sia all'altezza, alla portata di tutti. Questa è una cosa, una scelta che io sto cercando di portare avanti e spero di diffondere questa idea. Ho avuto dei rapporti di lavoro legati agli Stati Uniti e non mi è piaciuto assolutamente quello che vedo fare dagli italiani lì, là, come in altri posti dove il Made in Italy va molto, cioè fare diventare il prodotto italiano sinonimo di iper esclusività, di cibo da stronzi, mentre la bellezza della cultura italiana e del vivere in Italia rispetto al vivere in altri paesi occidentali è che la qualità è la portata degli operai, è la portata di tutti. In giro questo non è così scontato. Io se vado al mercato, e spero di parlarne di Teresa, e vado dalla contadina dove vado di solito, lei non c'ha il cartello con scritto biologico, l'ho scoperto una volta parlando, gli è scappato così, poi ne parleremo, e c'è i prezzi quasi uguali a quelli dell'Eurospin. Ecco, per me questo è un parametro importante, perché vuol dire che tutti possono andare a fare spesa da lei e ottenere il meglio. Quando il meglio è alla portata dei pochi, c'è qualcosa che non funziona nel paese, quindi questo è anche un altro mio criterio. Al di là delle mie esigenze in questo momento, anche se fossi miliardaria, questo sarebbe sempre il mio criterio. Voglio che chi lavora venga pagato il giusto, quindi certi principi, ad esempio slow food, li considero giusti, ma non voglio che la qualità, che è la base della nostra vita, poi si parla di qualità nel mangiare, quindi vuol dire di conseguenza avere una vita sana, cioè è come se la salute delle persone fosse solo alla portata di alcuni. E dopo gli altri che devono fare? Devono mangiare junk food per portare il bilancio del fine mese? Ecco, questi sono un po' i miei principi. Non mi farò problemi a parlare male di quello che non mi è piaciuto, perché non lo sto facendo per mio interesse, non ho nessuna controparte. Sì, quindi quando parlo bene di qualcosa sicuramente sono sincera. E niente, questa era l'introduzione. E non c'è niente altro da aggiungere, quindi alla prossima, alla prima recensione che farò per questa rubrica. Ciao!